Buondì ragazzi, buondì. Il computer mi ha fatto la sorpresa, ha scombinato tutte le icone del PC. Si sono di nuovo spostate tutte. Odio questa cosa. Mettiamo un po' il volume. Buon pomeriggio, esatto. Oggi è una giornata un po' particolare perché di pomeriggio non ci sono, ma non volevo lasciarvi senza live. Per cui, mentre io cerco le icone del mio desktop che è impazzito, ci siamo, eh? Ci facciamo una partitina tranquilla a Meniter, uccidiamo un po' di persone. Oddio, mi è arrivata una donazione che non avevo letto di Wolfgard 19 ore fa. Io non ero in live 19 ore fa. Quindi la leggo adesso. Un piccolo gesto per un grande canale. Grazie mille per i contenuti alto livello mai scontati e che mi strappano sempre una risata. Un saluto dal Elgio. Penso sia il Belgio, non lo so. PS, il mio coinquilino spagnolo. Ah no, allora non sarà il Belgio. Il mio coinquilino spagnolo sta imparando l'italiano guardando i tuoi video con me. Ma starà imparando un italiano tutto speciale, allora. Buon pomeriggio. Sì. Buon pomeriggio a tutti. Allora, io ringrazio in ritardo il nostro Wolfgard che ha fatto una donazione mentre non ero online. Allora, ci stiamo, come dice, state dicendo, preparando per le vacanze estive. Imparerai gli insulti in fretta. Ma la prima cosa che devi imparare, chiaramente, sono le parolacce in una lingua. Parolacce e proposte oscene sono le prime cose che si imparano. Poi si chiede che ore sono, destra e sinistra, l'orario, ma prima le parolacce. Curo Giulia, sì, è un orario che non facevo da un bel po' di live perché era il periodo in cui l'orario era stronzo per la connessione. Dovrebbe andare tutto bene, speriamo. Il micione dietro di me è un bellissimo peluche di Fat Cat. Sites like these that can really challenge a person's faith in endless progress and development. The shark is now an adult. You should probably spend less, save more, and start researching indexed mutual funds. Ho leggermente farmato off screen, ho fatto qualche missione stupida, ma non sono tornata alla caverna perché me l'aspettavo che si evolvesse e quindi ho chiuso prima, così che abbiamo potuto vedere in diretta, siamo diventati adulti. Attenzione! Le live di Xenoblade in programma per adesso no, sinceramente. Ne parlerò sul canale comunque, ma penso sarà un prims, non ci farò un gameplay, è un gioco troppo lungo. Infinito. Comunque, abbiamo migliorato le nostre abilità, quindi balzo fuori dall'acqua, aereo e capacità delle branchie. Guardate che siamo belli. Guardate che siamo belli. Yeah, siamo adulti, cioè no, siamo adulti, esatto. E dovrei, sì, perché ho picchiato anche qualche cacciatore off-screen. E dovrei aver sbloccato, allora ho migliorato i denti bielettrici che ho equipaggiato e abbiamo sbloccato pinne bioelettriche, ragazzi. Che fanno cacare, viste così. Dopo la schivata, ti trasformi in un fulmine che infligge 4 danni allo stordimento, ma lo miglioriamo subito. Tra l'altro aumenta la velocità e la schivata. Vedete che leggermente ci sono dei cambiamenti pure visivi? E siccome oggi siamo in profumo di santità, lo miglioriamo ancora. Ah! Bellissimo. Un fulmine in acqua non possa fare che bene, ovvio, ovvio. È bello, ma meglio vederlo in videogioco che dal vivo. Beh, sì. Ah! Adesso devo ricordarmi i tasti perché non ho più giocato alla live. Ok, dai, ci siamo. Dunque, a questo punto, che caspita dobbiamo fare? Qual è il nostro scopo nella vita? A parte le scorie radioattive. Come vedete, ne ho ammazzati un po'. Ho ammazzato un po' di stronzi. Però, appunto, adesso siamo per avere il corpo bioelettrico. Il corpo bioelettrico è una figata. Uno sciarpedo di tipo elettrico, esatto. Che belli che siamo. Dunque, qual è il nostro scopo nella vita? Fame di barboni, comunque. Fame di barboni. Uccidi il super predatore, il lago e il cavallo morto. Oddio, in effetti. Devo
Dai, facciamo questa cosa perché voglio farvi vedere i super predatori. Mamma mia, che fighi che siamo! Che fighi che siamo! Mi devo ricordare i tasti. Un fulmine in acqua. Sì, sì, siamo... Pesce gatto albino. Però ci possiamo andare. Sì, mi sa di sì, sapete? Ah! Perfetto. Così credibile e realistica questa cosa. Eccolo! Aia! Aspetta, eh. Che cazzo mi ha colpito? Ah, ok. Ah, massacro! Siamo diventati abbastanza grossi da addentare gli alligatori, eh. Tanto ci fanno pochissimo male. Non vedo nulla. Siamo troppo grandi. Hai rotto le palle, eh. Sì, proprio ho rotto le palle. Scusate, adesso guardo. Istanto revenge. Io sono Tizio Incognito. Grazie mille per la reiscrizione. Solo contenuti di qualità. La campana del pranzo ha suonato e il nostro scolo Lego verrà a prenderlo. Non fa ridere, non fa ridere questa cosa, non fa minimamente ridere. Ok. Siamo velocissimi e bellissimi. Ma pensate che abbiamo cominciato come piccoli scoletti dolci. Il suono del masticare è stranamente piacevole e io vi assicuro che giocarlo è molto più soddisfacente che vederlo giocato. Non avete idea, non avete veramente idea. Perché ti dà quella vibrazione ogni volta che mastichi. Oggi Goti Time, esatto. Chi è? Ancora Barracuda? Gnam, gnam. Vabbè, ma che c'è oggi? Fammi mangiare il Barracuda albino. Dov'è il Barracuda albino? Lasciami stare. Lasciami stare. Ok, abbiamo preso una targa. Eccolo il nostro Barracuda albino. Dobbiamo prendere il Barracuda albino. Perché ti danno il mutagene, molto utile e prezioso. Però intanto abbiamo... Si trova pure nelle casse, quindi già che ci siamo. Gnam. Sovraccaricato di mutageni che alterano i geni, lo squalo ora ha un margine asimmetrico sulla concorrenza. Cioè c'è la lore per cui noi siamo tipo super squali incredibili. Però devo andarmene da qua, devo uscire. Stiamo diventando dei bellissimi pesciotti elettrici, esatto. Per quanto c'è pure il set di ossa, che è molto figo, in realtà è anche più utile, se dobbiamo dirla tutta. Solo che quello elettrico è più figo, secondo me. Poi sono gusti, eh. Alligatori, giustamente, in giro. Dove caspita si esce? Devo scappare da questo luogo. Perdersi anche in Man Eater. Era tutto partito dal mangiare delle cernie e ci siamo infilati in tunnel incredibili. Sì, sì, no, ma infatti il corpo bielettrico qua magari voi ancora non lo conoscete, per chi non l'ha giocato, ma vi assicuro che è fichissimo. Guardate i salti che facciamo. Allora, dicevamo le cernie. Eccole. Ma sì, ma che succede? Che volete che sia? Qualche saltino? Lo fanno sempre gli squali. E poi picchieremo pure dei cacciatori. Tra l'altro dobbiamo tornare nella prima area perché vi voglio far vedere come massacreremo gli alligatori. Vola questo squalo e ancora non avete visto niente. Perché tu dici in teoria poi diventa anziano tipo. Sì, ma non è vero in questo caso. In questo gioco non funziona così. Più diventi grande, più diventi forte. Cioè non diventi più... Cazzo sono le cernie? Allora... sapete che non mi ricordo come ci sia... Aspetta, aspetta. Ci deve essere una caverna da qualche parte. Aspetta, dove caspita ci si arriva? Aspetta, non mi soffocare, non mi soffocare. Tra l'altro notare la condizione dell'ambiente che è estremamente... alterato dall'attività umana. Ma sapete che non mi ricordo. Attenzione. While being on land is fun, so is not being dead.
Allora, siamo in una pozza tipo di 30 centimetri d'acqua. E non si può andare più sul pazzo di così. Cavolo, io l'ho fatta questa missione, ma sapete, non mi ricordo per cazzo devo andare. È così realistica questa cosa. Dov'è il buco per raggiungere le cernie? Forse qua? È qua da qualche parte. È qua da qualche parte. Dobbiamo raggiungere le nostre cernie. Dobbiamo alterare l'habitat naturale dell'ambiente. Eccolo! Eccolo, eccolo, eccolo. Infatti, sono affascinata dal fatto che vinca la gravità. Ma noi vinciamo qualunque cosa, ragazzi. Cioè, questo gioco è un goti. Chi non l'apprezza non apprezza la vita. Alligatori ce ne fottiamo altamente. Allora, dove sono le nostre cernie? Cernia, la cernia, la cernia. Mangia la cernia, non l'alligatore. Lascialo stare all'alligatore. Eccola. Guarda, ormai proprio se ne fotte. Allora, dove sono? Eccole. Lasciatemi stare. Oppla. L'ultima. No, questo era un pesce gatto. Eccola. Have made a home near the retired nuclear cooling towers. This is a great opportunity for the shark to test the theory that exposure to gamma rays. L'esplosione dei raggi gamma ti dà superpoteri, ovviamente, certo. In realtà è vero. Il set ossa ti fa spaccare meglio le cose. Allora, il set elettrico è più utile perché fai piccoli dot. Se ci sono tanti nemici fa danno di gruppo, quindi magari è utile contro i cacciatori. Mentre il set di ossa ti rende più robusto e ti fa fare più danni, magari anche alle barche, alle imbarcazioni. A questo punto, qual è questa missione? Uccidi 8. Che palle, uccidi 8 cernie. Ancora? Non avete capito forse l'andazzo qua? Qual è? Non avete proprio capito. Io mangio a caso. Mamma mia, il massacro! Guardate i danni! Che bello essere adulti. A questo punto, che cazzo devo andare? Che poi in teoria possiamo fare il viaggio veloce, eh? Perché c'era anche uno scrigno da qualche parte per renderci ancora più Hulk. Le fetch quest. Sì, vabbè, ma il gioco è tutto così. Ma infatti l'ho detto anche nel prims che ho fatto. Cioè, chiaramente è un gioco molto ripetitivo. Un gioco molto ripetitivo. Però vi assicuro che giocarlo mi dà una soddisfazione. In realtà questa live è puro egoismo. Perché io lo voglio giocare su PS4. E siccome non ho tempo di giocarlo su PS4, lo gioco in live con voi. Attenzione. Oh! No, e vedete, siamo troppo bassi per adesso. Ma poi considerate che arriviamo a prendere pure quella roba lì sopra. Oddio. Tipo, io posso spaccarla. Eh sì, e ora lo posso spaccare. Prima serviva essere adulti, ma ora siamo adulti. E quindi possiamo sfondare tutto. Fammi passare. Fammi passare. Ok. Mamma mia. Mamma mia, che fighi che siamo. Ah no, vabbè, tipo qua serve essere anziani. Mannaggia. Mannaggia. L'unico scopo dello squalo è quello di mangiare ed evolversi. Ok, un'altra targa. In realtà, nel momento in cui si ottiene il radar avanzato, fare questa roba è una cavolata perché lo vedi molto meglio nella mappa. Infatti, ve l'avevo detto, io consiglio assolutamente la prima cosa da potenziare il sonar. Più che il radar, il sonar. Lasciami stare. Ok, siamo fuori. Mi sono incastrata malissimo. Sono viva! Ok, ci siamo, ragazzi, ci siamo. È puramente interesse personale? Ah, voi siete degli eroi. Voi capite la vera qualità. Mamma mia, non vedo l'ora di vendicarmi sugli squali della palude iniziale. Ok, voglio farvi vedere qualche super predatore. Cernia. Lasciatemi stare. Show tutti, guarda che posto di merda. Alligatori, barracuda, tutto nello schifo intossicato. E poi c'è gente che ci vive qua. Miam miam.
lo stomaco magico. Ok. A questo punto, qual è la nostra missione? Sempre solo qualità. No, non sono su PC, ragazzi. L'ho giocato la prima volta su Xbox One. Però mi hanno dato anche un codice PS4. In realtà mi hanno dato due codici PS4. Una è stata la PR Koch Media italiana. Però mi è arrivato anche da un PR estero. E quello però l'ho offerto in dono, sempre per fare coverage, al buon Sinergo, che ha apprezzato enormemente. Quindi ho fatto un dono, diciamo, alla comunità di appassionati. Ma basta, cernie! Non voglio mangiare le cernie! Allora, posso fare il viaggio veloce? No, non conviene. Andiamo... Basta, cernie! No, aspetta! Da dove si... attraversa? Che poi io continuo a dire comunque che le ambientazioni sono fichissime, secondo me. C'è il ciclo giorno-notte, completamente a caso, non serve proprio a nulla. Però l'hanno messo, allora, siccome non mi va... Ah, che c'è il combattimento, mi hanno ancora aggrato. Skyrim all over again, che palle. Ok, allontaniamoci. Però va detto una cosa, questo scatto me l'ha ricordato, purtroppo su PS4 è ottimizzato male il gioco. Non pensavo, non me l'aspettavo, ma su Xbox One X almeno è veramente molto molto meglio. Sinergo freeze face. Sì, no, vabbè. C'è stata la live di All Gen con Sinergo che è crashato. È stato divertentissimo. Non so perché mi fanno ridere queste stronzate. Ho un senso dell'umorismo tutto mio. La strada è giusta. No, stiamo andando completamente da un'altra parte. Vabbè, facciamo il viaggio rapido, va. Siamo di nuovo squali grassi e mutanti. Ancora non avete visto niente. La pace della grotta permette allo squalo di avvicinarsi al mondo con più sicurezza ed efficacia. Oddio. Allora, ok, abbiamo tracciato. Stavo dicendo, Sinergo potrebbe starci 2 anni su un gioco così. No, ma infatti gli è piaciuto un botto. L'ho detto anche nell'altra live su Main Eater. È stato bellissimo quando mi ha mandato un audio dicendomi: Lara, sono diventato lo squalo adolescente. Si è emozionato tantissimo. Non so, su questo punto di vista Mario è il miglior amico che non ho mai trovato. Questa cosa mi ha sempre reso triste. Io avevo dei migliori amici, solo che in realtà ho avuto nel corso della mia vita, però in realtà avevano sempre un problema, tipo gli piacevano i Griffin, no? Lo so, pure a Mario piacciono i Griffin. Mi fanno cacare i Griffin, per esempio. No, credo che non si vada da qua. Nel dubbio spacchiamo il motoscafo. Ma allora hai rotto le palle! Ma sei dovunque! Che posto di me? La mappa? Madonna! Ammazzo! Avete rotto le scatole, avete rotto! Che cazzo ci fai qui? Con 3 centimetri d'acqua! Ammazzo! Maledetto! Vieni qua! Mi sono arenato! Vieni qua! Che notte! Si è fatta notte! Oh! Dicevamo. Sono calma. Sono molto calma. Questo gioco non lo sto strumentalizzando per sfogare la mia frustrazione. Non so perché pensate una cosa del genere. Ah sì, si parlava dello stomaco infinito. Sì, è più o meno la mia... Questo squalo sarò io quando tornerò al walk. Con acqua così inquinata, un miracolo non ci sia il mostro di Loch Ness con le ali. Ma infatti io mi aspetto un Man Eater 2. Tra l'altro, a parte che vi faccio notare... Vorrei farvi notare cosa c'è scritto sulle targhe. Qualora ve lo siete... Ah, tra l'altro Pio 3D mi ha fatto un ride, grazie, non avevo visto. Ah vabbè, hai rotto le scatole. Avete veramente rotto le scatole voi alligatori, eh? Intanto mangio. Dove sei? Nel dubbio mangio, continuo a mangiare. Mordo tutto. Come ti permetti? Vieni qua. Dove sei? Sangue, budella. Cerni albina. Tutte le scatole. È
adesso è molto più facile combattere perché comunque i denti bioelettrici hanno un'abilità. Che palle, lasciatemi stare! Hanno un'abilità che ti permette di stordire l'avversario. Questo ti permette di dare praticamente un colpo in più ogni volta. Abbiamo appena salvato la vita di un alligatore che era rimasto incastrato. Lasciatemi stare! Qua se ti infogni male, non sei abbastanza grande, comunque fa una finaccia. Is for Family non la conosco. Io vorrei sapere quanti in chat conoscono conoscono Drone Together. Vi racconto una cosa che forse non sapete. Non so se mio ragazzo l'abbia mai raccontato. Capirei perché non l'ha fatto, perché è un po' imbarazzante. Uno dei motivi per cui mi ha profondamente colpito Sabaku, quando ancora diciamo ci frequentavamo ma non stavamo insieme, è il fatto che lui, quando c'è stato quel classico momento in cui ci si scambiano le passioni, quindi tipo cosa ti piace, ho visto questa serie, ho visto questa roba, tu cosa guardi, eccetera eccetera, mi ha fatto vedere Drone Together. Io non so che palle, dove sono le cernie? Sono le cernie. Scusate, allora qui dovrebbero esserci le mie cernie. Io non vedo cernie in questo posto. Cernita di amici, ho capito. Dove sono le mie cernie? Dove sono le cernie? Dove cazzo sono le mie cernie? Lasciatemi stare un secondo. Drone Together, ragazzi. Drone Together. Chi la conosce sa. Chi la conosce sa. Chi non la conosce deve conoscerla. Dove sono le mie cernie? Gravity Falls? No, non l'ho visto. Antolini crime family that this footage will in no way be used in the final edit of our program. Ma vi rendete conto di che cazzo? Oh! Servizio di smaltimento della mafia sudista! La mafia sudista! Ragazzi! Oh! Stiamo mangiando mafiosi! C'è un gioco dove sei uno squalo che mangia i mafiosi. Uno squalo contro i mafiosi! Ok, scusate. Sì, ma c'erano i morti. C'erano i morti appesi. Dove sono i... Eccoli. Ce li possiamo mangiare, ragazzi. Cioè, o meglio, li possiamo picchiare. Cioè, vi rendete conto di cosa si può fare in questo gioco, sì? Ma che ve lo dico a fare? Che è un capolavoro. Che cosa ve lo dico a fare? La serie TV di Lucifer non l'ho vista e mi fa proprio cacare proprio solo visivamente, mi urta, quindi non lo so se la vedrò mai. Cioè proprio non mi piace niente di quello che ho visto di Lucifer. Ho visto poco ma non mi ispira neanche un po'. Non mi piace il protagonista, non mi piace proprio il casting, ha un design che non lo so. Cioè, boh. Allora, mentre sto facendo un bordello, io voglio trovare le mie cernie. Perché questa è la storia delle cernie. È la storia delle cernie di Man Eater. Me ne stanno facendo mangiare a tonnellate. Mentre gli alligatori continuano a rompere i coglioni. Vai, un barracuda. Ah! Ah! Oh! Che figura di merda! Vai! Vai, squalo! Vai! Niente. Vai! Dai! Vabbè, c'è sto barracuda che ci sta rovinando la festa. Allora. Secondo me finché c'è il barracuda qua è difficile saltare. Oh, ok. Scolo Flipper. Si è dato una schienata incredibile, infatti. Allora, vediamo se ci fanno la grazia di farci uscire...
Ok. Che fatica! Che fatica incredibile! Ok. Dove cazzo sono le mie cernie? Cernie. Sì, sì, no, lo squalo fa il doppio e triplo salto, mica ne fa solo doppio salto. Il doppio salto lo fa per adesso che è scarso. Oh, le abbiamo trovate? Le abbiamo trovate? Lasciali stare gli alligatori. Agili e precisi, soprattutto precisi. Ok, uccidi il super predatore, ci siamo. Ci siamo, ci siamo, è arrivato il momento. Allora, super predatore è entrato nella regione. Attenzione, attenzione. Allora, fuggiamo. Fuggiamo perché ci hanno rotto un po' le palle. Allontaniamoci. Senza perderci, senza sbattere. Comunque siamo delle creature poco intelligenti, ricordiamolo. Ah, ok. Siamo ancora grati. Cernia albina. Ma che delfini. Le delfini sono sfigatissimi. Noi siamo molto più belli. Dov'è la cernia? Eccola! Cernia albina! Mamma mia quanto mi fomenta questo gioco. Attendo lo spin-off Man Eater verso Echo the Dolphin. Vincerebbe chiaramente lo squalo. Tra l'altro, ecco un'altra cosa che stavo dicendo, perché ho 3000 pensieri contemporaneamente, è che secondo me... ci sono tutti i presupposti per un Man Eater 2, eh? Non vi voglio fare spoiler di trama, ma potrebbero tranquillamente farlo. E lo potrebbero rendere ancora più trash e giustificarlo perfettamente. Siamo degli squali che si trasformano in un fulmine, comunque io continuo a ricordarvi. I delfini ammazzano gli squali nella vita vera. Sì, per qua magari... Quando si organizzano. Ma gli delfini sono molto più intelligenti. Gli squali non sono animali intelligenti comunque. Però non lo so, cioè dipende dallo squalo. Dipende da quanti delfini ci sono. Man Eater 2 sì, con la monnezza più spinta. Cyber squali, squali con due teste, squali anfibi, megalodonte. Eh no, ma il megalodonte, ragazzi, non vi dico niente, ma il megalodonte c'è comunque qua, c'è già. Però sì, più personalizzazione dello squalo, assolutamente. The Needletooth Nightmare. The Barracuda. Ma di che stiamo parlando? Ma di che stiamo parlando? C'è pure la presentazione. E tra l'altro lo vedete che è tutto strano sto... Cazzo, perché vive vicino a un reattore nucleare ancora attivo, no? E quindi è tipo super mutante. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia! Dov'è? Fortissimo! Mamma mia, massacro! Massacralo! Massacralo! Tartaruga! Mangia la tartaruga! Mangia la tartaruga! Abbiamo massacrato. Schivo! Mamma mia! Dios. A molti ricorda solo il classico The Rock anni 70. Va bene, ok. Non so per quale motivo quando ti si sbloccano per la prima volta i set non l'hanno tradotto in italiano, ma ci piace così. Va bene, le evoluzioni ossee aggiungono, sono i set di evoluzioni ossee, aggiunge resistenza ai danni ed è molto efficace per il combattimento sulle barche, ve l'avevo detto, l'avevo accennato. Vabbè, sconfiggi altri super predatori per ottenere il set completo. Barracuda reattore contro squalo laser. No, ma secondo me il cyber squalo ci sta tantissimo, ma anche lo squalo zombie ci sta tantissimo. Cioè, ci rendiamo conto. Tale padre diverso. Eccola adesso la trama, finalmente. Vi faccio vedere il plot. La volta scorsa non ve l'ho fatta vedere. Cazzo, siamo in live già da mezz'ora. Non è possibile. Il tempo vola quando ci si diverte. Non so se vi state divertendo voi, ma porca miseria quanto mi piace questo gioco. E riconosco che non è assolutamente un gioco che possa superare il 7. Ma proprio neanche essere gentili. Ma porca miseria quanto mi diverte questo gioco. Oppede. Io voglio Man Eater 2. Ne ho bisogno. Una cernia. Secondo me un gioco del genere vince quando non ti fa venire... Tipo è un open world e non ti fa venire voglia di usare il viaggio veloce. Secondo me già da questo punto già capisci quando vinci. Allora, prima di andare da Pete,
vi voglio fare vedere un ambiente tranquillo e perfetto per lo squalo. Vabbè, ok. No, ma non mi devi entrare dentro la grotta però, eh. Questa è la mia grotta. Non dovete entrarmi dentro la grotta. È la mia grotta. Guardalo. Guardalo come entra nella mia grotta. Però penso che siano buggati, perché se entrano qui secondo me non possono attaccarmi. Ho questa impressione che si incantano. Vedete, non sono aggressivi. Perché questa teoricamente è una zona dove non possono, non posso essere attaccato. Mi sa, eh. Anzi, vabbè. Capolavoro. Questo gioco è un capolavoro oggettivo. Allora, vi faccio vedere le fauci. Questi sono i denti d'osso, quando si caricano le texture. Get out of a swarm! Grotta, esatto. Fuori da casa, dalla mia proprietà! Mi consiglieresti di prendere Man Eater sulla PS4? Allora, se puoi... Io non so come su PC. Il mio consiglio è, potendo scegliere Xbox One, se hai la X soprattutto, la versione X, perché io l'ho provato sia su PS4 Pro, questa è una PS4 Pro, che su Xbox One X, e su Xbox One X il frame rate è molto più stabile. Quindi potendo scegliere, io direi Xbox in questo caso. Allora, come vedete, questi sono i denti d'osso, questo è proprio lo stadio base. Più 500 danni massacro, più 200 bonus e danni da morso a imbarcazione. Però, in realtà, io preferisco i denti bioelettrici perché stordiscono e mi permettono di dare qualche morsetto in più. Bel lavoro il dentista, sì, ma poi questi denti diventano una roba incredibile. Per dire, proviamo a migliorarli, giusto per vedere come diventano. Ok, sono un po' più... tipo ruvidi. Ok, non sono cambiati molto. Sono molto delusa. Però ci teniamo i denti bioelettrici per adesso. Non abbiamo abbastanza lipidi per potenziarli, quindi per adesso ci li teniamo così. Però posso migliorarmi il sonar. E anche... ok, allora miglioriamo il sonar. Sonar avanzato. Dai, è forte. E mi sa che non lo possiamo migliorare più. E mi sa che è al massimo. E mettiamoci il di cuore... e lo miglioriamo ancora. Tac. Siamo ancora più fighi. Ma poi sono bioelettrici. Esatto. Cioè, io capisco che il dente d'osso è figo, però è bioelettrico. Cioè, di che stiamo parlando? Allora, andiamo invece adesso a fare il plot, perché abbiamo cazzeggiato abbastanza ed è arrivato il momento in cui dobbiamo seguire la trama, perché che voi ci crediate o meno, a me il finale di questo gioco mi ha fatto male al cuoricino. Ci sono rimasta veramente male. Lo so che dico, sei scema. Ci sono rimasta male, ve lo giuro. Non me l'aspettavo. Avete, hai rotto le palle, alligatore, eh? Guardate quanto siamo cattivi. Proprio con disprezzo lo ignoriamo. Perché poi andiamo alla palude, eh? Perché vi voglio fare vedere... aspetta, eh. Oppete! Niente, giusto. Era giusto per dare fastidio. Così. Giusto per infastidire. Ok. Pronti al filmato, perché è molto importante, eh? C'è la storia di Pete. C'è la storia di Pete. Esatto, Giopolla, hai capito perfettamente la logica dietro i denti. Lore, sgrunf. That's Kyle, my son. He's just here for the summer. Studies marine biology. Marine biology. Look at that. I got one hand can still tie a hook. You got two can barely tie his shoes. Must get that from his mama. Yeah. He used to help my daddy around. Oh. Spent a lot of time together. But we wasn't close. He was a shark hunter. That's all he was. If anybody were gonna catch the mega, it'd be him. Era stato un esperimento governativo a liberare il megalodonte. Found it once. Ma a me che era... Didn't catch it, no.
Ma che tristezza! Guardate che tristezza! What happened? Look, I ain't got time to answer questions all day. Got work to do. No! Suo padre è stato ucciso dal megalodonte. Lui è convinto che è stato ucciso dal megalodonte, che a quanto pare dice che era un esperimento governativo. Perché teoricamente è estinto, no? Però tipo, no, il governo ha fatto strani esperimenti. Mio cuoricino, vi giuro che mi sono commossa. Vabbè che io ho problemi con il discorso delle relazioni paterne, però... Not so serious, grazie. Our young bull is the inheritor of a long family tradition, struggling to find her place in the world. Per qualche motivo i sottotitoli a volte non ci sono. Quando in realtà suo padre è il megalodotto, esatto. La smetti giù? Tu la devi smettere giù, allora, perché qua non vale che dici le cose, perché tu mi conosci. Mettiamola. Con la musica triste, cioè dai. Povero Pete. Cioè, ma The Last of Us cosa, ragazzi? Cioè, ma The Last of Us che è? Che qui abbiamo i drammi familiari. Ah, quindi è arrivato il momento. C'è una tartaruga che ci sta sforzando tanto. Guardate la tartaruga. Vi prego, guardate la tartaruga quanto si sta impegnando. Signora tartaruga. Le tartarughe marine vivono in tutto il mondo, ma solo quelle dozzinali vivono a Daytona. La tartaruga è buggata, raga. Si è sbuggata. E allora ce la mangiamo. Ok. Allora, prima ci pappiamo. Esatto. Scolo l'ego che non è un buon gustaio, mangio tutto ciò che gli capita a tiro. Allora, a questo punto, allora ci prendiamo questo cartello, ci mangiamo il cartello. Candyman special overlooking breathtaking panoramic lake views, open living with vintage appeal. Call Deborah. Ok, fame di barboni, ragazzi, attenzione, perché qua, cioè, noi siamo degli squali che uccidono la crimine organizzato, la criminalità, ma anche barboni. Stiamo facendo dei servizi sociali a molto discutibili, comunque. Le urla disperate di questi umani. Sta per partire la minaccia, tra l'altro, oltre che il frame rate che non ce la fa con PS4. Dai, dai! Non ti impallare! Mangia l'umano, mangia l'umano! Bravo! Ok. Ok, stanno arrivando i cacciatori, ma prima li ignoriamo e finiamo la missione. Ne manca uno. Opla. Questi vagondi sono grandi lavoratori, a differenza del mio cosiddetto figlio Kyle, ecco perché li pago per cercare quello squalo. Vabbè. Ok, no, 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 che ricerca, massacriamo. In realtà questi sono cazzutissimi, perché siamo di livello molto alto di minaccia e quindi loro sono abbastanza incazzati. Sì, lo so che è un barca a forma di fenicottero comunque. Lo so che è un bordello da vedere, ragazzi, me ne rendo conto. È dinamico. Mi ci stanno rompendo il culo. Ci stanno rompendo il culo. Ok, fuga. No, 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 niente, niente alligatore, niente alligatore. Allora, un secondo, siamo molto calmi. Stiamo molto calmi che qua si rischia. C'è qualcosa da mangiare che non voglia mangiare me? Ok. Ok. Lasciami stare. Bastardi, bastardi maledetti. Schifosi umani, gli umani. Gli animali sono meglio delle persone, ragazzi. E questo è il messaggio. Non è vero, ma assolutamente questo è il messaggio del gioco. Guarda, guarda che mi danno. La dinamite lanciano. Immagino che sia molto legale usare la dinamita per cacciare gli squali. Che cazzo è successo? Ma non potete lanciarvi la dinamite fra di voi! Pazzi! Pazzuomini! Allora, grazie, vai, adesso leggo.
Adesso leggo, scusate che questo è un combattimento molto estremo. Prima c'è una cosa albina, ho visto una cosa albina, mi triggero. Fammi mangiare la cosa albina. Per tutto lo sardino lavoro che fai per te, Glamour Fantasy Final Fantasy 14. Oddio, grazie, ma eccomi, ora mi hai reso triste. Ora sono tristissima perché non gioco a Final Fantasy 14, ho un sacco di tempo. Comunque grazie, ovviamente. Massacro, massacro tutto! Nel dubbio un luccio. Che bordello, che ignoranza questo gioco. Mamma mia! Fatti mangiare! Ok. A questo punto... Guarda che lanciano! Non vedo nulla! Granaten! Mi hanno fatto mangiare la dinamite! Non si fa! Non si fa! Io sono affamato, ma mi inganni così! Sono uno squalo, mangio tutto! Shark vs Rednecks, esatto, ma è esattamente questo. È bellissimo, cioè è un capolavoro di gioco. Eccolo il cacciatore, mangialo tutto. È così legale, penso, quello che stanno facendo. Guardalo come c'è la dinamite, pazzi. Dov'è? Olè. Ci stanno rompendo il culo. No. Mangia il cacciatore. Schiva tutto. Mangiali quelli affogati. Sono HP. Ma è tantissimo. Ok. Oddio. Oh, guardate che qua è tosta, eh. E siamo potenziati. Notare che hanno tutto il motoscafo completamente sporco di sangue. No! Con la dinamite. È un bordello. Mangia tutto. No! E guarda, gli scontri sono lunghi, eh. Cioè, gli scontri avanzati sono un delirio. Attenzione che qua stiamo rischiando. Uno sbaglio può fare la differenza qua. Massima concentrazione. Altro che Dark Souls. Allora, un secondo solo qua, eh. Fatemi mangiare un pesce gatto. Fatemi mangiare la prima cosa che mi capita a tiro. Un altro pesce gatto. Lasciami stare. Questo delirio ipnotico non può che farmi piacere. È lo scopo. Voi non avete idea delle ore che ho passato io a fare questa cosa. Mi danno un sonno, sono uccisi 100 milioni di squali, quindi ci vogliono molti più decessi umani per pareggiare. Ok, nel dubbio. Ok, quelli non c'entravano niente, neanche quelli c'entrano niente. Dove sono i cacciatori? Me la stavo prendendo con... Ok, abbiamo eliminati, adesso ne stanno arrivando altri. Seconda ondata, siamo a metà. Allora, perché mi state chiedendo che stai facendo? In alto a destra vedete il cerchio col numero che si sta riempiendo. Più barche abbatto, più si riempie e poi arriva il boss. Cazzo di male che mi hanno fatto. Sono livello 30, eh. Cazzarola. Ok. Per abbattere le barche vanno o distrutte oppure vanno semplicemente abbattuti tutti quelli che ci stanno sopra. Semplicemente, comunque. Sì, ma non puoi lanciarti la dinamita.
Gli ha lanciato la dinamite di sopra da solo. Suicidio. Questo è un documentario per National Geographic. Girato da Michael Bay, precisamente. Allora, siamo calmi, mangiamo. Mangiare un altro. Cazzo! Eccole, c'è un altro. Mannaggia a voi! Sono bastardi maledetti! Quanto sparano! Ok, lì c'è uno. Cacciatore. Dov'è il cacciatore in acqua? Che cazzo! Allora, quelli sono innocui. Quelli sono innocui. Ah no, non sono innocui. Cavacca, allora. Meno male che abbiamo lo super scatto incredibile per spostarci con una velocità. Olè. Loro non commentano il fatto che siamo tipo degli squali elettrici magici. Cavacca. L'aspettativa di vita in uno squalo è dimezzata a causa delle sue scelte di vita e il suo comportamento rischioso. Intanto c'è il nostro commentatore che la tocca piano comunque. Mangialo, mangialo! HP, HP! Sono io al walk, sono io al walk. Tipo che insegue i piattini, no? Gnam gnam! Sì, mancano gli effetti al rallentatore, ma per quello ci basta il frame rate che cala, ragazzi, non vi preoccupate, c'è il rallentatore. Aia. Ci siamo quasi, eh. Dai che ci facciamo il boss. Quanto è epico! Ma Bloodborne cosa, cioè? Qua stiamo rischiando. Olè. Dov'era? Qua mi sembra... Esatto, qui ce n'è uno solo. Oppete. Quasi fatto, eh. Quasi fatto. Mangiamo qualcosa. Poetico momento in cui fai scoppiare un cacciatore, pura poesia. No, no, ma questo gioco è... Questo gioco è delicatissimo. Rende violenti, cioè. Uccidi le persone, godi nel farlo. Ti fa diventare cannibale. Siamo saliti di livello. Olè, ci siamo, eh. Adesso arriva, fra poco arriva il boss. Allora. Tra l'altro se li prendi bene li fai andare tipo in orbita, gli umani. Aia, pezzo di merda. Mangialo, dov'è? Olè. Lì c'era un altro. Vabbè, si fa aspettare il cacciatore, eh? Maledetto. Io intanto mangio. Che farmo. Gli umani ti danno tutti i nutrienti. Sono un alimento completo ed equilibrato. Perfetto per uno squalo che deve crescere. Dai, dov'è il cacciatore? Anche se la caccia allo squalo legue è legale dal 97, molti cacciatori agirono alla regola fregandosene. Eccolo! Eccolo! Il colosso cresciuto a grano turco, Brady il macellaio! Garzone! Sì, ma ci possono fare il culo, perché adesso siamo diventati a un livello abbastanza... Allora... A me mancava solo la... Eh,
Sono bastardi perché hanno la nave grossa, quindi non è così facile. Eccolo, uno gliel'abbiamo tolto. Hai rotto le scatole, sommozzatore, eh? Guardate quanti danni! Non... cazzo! Allora, dobbiamo mangiare! Che fallimento ogni volta che dobbiamo arretrare! Allora, dov'è? Dove sei, maledetto? Vieni qua. Eccolo. Vabbè. Non li possiamo colpire perché sono coperti dalla barca. Quindi dobbiamo danneggiare la barca. Avete rotto le palle. Che bordello. Il frame rate, volevate il rallenti, eh? Sì, che ricerca, sfigati. 15 minuti per chiamare il boss eccessivo, ma non capite. Oh, eccolo, aspetta, è dentro, ma lei è ancora lì dentro, maledetto, non lo posso colpire. Ci stanno ammazzando. Basta, cazzo. Cazzo. Abbiamo esagerato. Ho esagerato. Ok, che culo. Non capite la bellezza di questo gioco. Vi fate le cacce a Monster Hunter che non finiscono mai. E qui c'è un dinamismo. Guardate, guardate che rallenti tecnici. Rallenti tecnici, desti anche problemi di frame rate, d'ora in poi ribattezzati rallenti tecnici. Ok, siamo pronti per continuare la nostra vendetta. Dove sei? Maledetto. Con la tua barca mezza rotta. Che sta succedendo? Olè! Sì! Ce l'abbiamo fatto! Ce l'abbiamo fatto! Siamo dei fighi! Siamo dei fighi! Era importante che voi vedeste questa cosa. Can fishy fishy. Quindi è fatto apposta che sia male ottimizzato. Esatto, ovvio. Ovvio. Mentre mi picchio. Praticamente questo squalo è un commentatore su YouTube. O in generale su internet. Per passare il giorno a morsicare gli altri. Ok, aspettiamo che ci mollino. Così possiamo tornare nella grotta e vi voglio far vedere che siamo belli appena possiamo metterci il nostro corpo bioelettrico. But mankind is ultimately impotent to stop Mother Nature's vengeance. Ok. A questo punto, in realtà siamo a due passi dalla grotta, ma siamo pigri. Tac. Lo squalo da tastiera, esattamente. Esattamente. Lo squalo torna nella grotta per concentrarsi sulla sua trasformazione personale. Esattamente. Prossimo ci dà la digestione di mutagene, mentre la coda bioelettrica, bla bla bla. Ok, allora, corpo. Le evoluzioni possiedono un'abilità speciale. Ricarica l'abilità mangiando le prede. In realtà le evoluzioni per il corpo possiedono un'abilità speciale. Pio 3D, ti offro un caffettino e speriamo di tornare a giocare la seconda parte di Final Fantasy VII Remake prima del 2038. Buon proseguimento, grazie. Buon proseguimento anche a te. Non vedo l'ora che esca il video dell'uomo e l'alto castello anche io. L'ho finito, l'ho proprio finito. Lo voglio ricontrollare e poi lo renderizzo. Sono tipo... troppe ore di video, non se lo vedrà nessuno. Comunque, l'evoluzione per il corpo possiede un'abilità speciale, quindi equipaggiare un'evoluzione per il corpo, una mutazione ti permette di avere un'abilità speciale.
Nel caso del corpo bioelettrico è la scarica di fulmini. Scarica di fulmini ti ricopre di un'aura luminosa che fulmina qualsiasi cosa si avvicini. Più 10% resistenza ai danni da proiettili e più 10% resistenza dei danni da elettricità. E poi ti dà altri bonus fighi. Tra l'altro, equipaggiare tre pezzi del set bioelettrico contemporaneamente ti fornisce un 15% di bonus ai danni bioelettrici. Fantastico. E tutto questo migliora ulteriormente man mano che lo vai potenziando. Grande. Cioè, qua è roba tipo fantasmagorica. Siamo sempre più belli. Siamo bellissimi. Siamo bellissimi. Cioè, dai, su. Eh? Dai che ne è valsa la pena. Ci ho detto, proseguiamo nella prossima zona. Ve la voglio almeno far vedere la prossima zona. Facciamo qualcosina. C'è qualcosa che non va in questa baia. Tutto merito del mutagene, ragazzi. Tutto merito del mutagene che ci siamo pappati. Tra l'altro c'è la lore, perché comunque questo megalodonte... Ma Pitt è pazzo, non è vero? Però intanto noi, crescendolo, possiamo diventare megalodonti, per cui plausibilmente o la mamma o il papà nostri, probabilmente il papà, perché la nostra mamma non era un megalodonte, però era una mamma molto strana, e noi siamo usciti fuori, siamo figli di un megalodonte e di uno squalo super intelligente. E quindi siamo usciti fuori così. Allora, io direi che si va di qua per raggiungere il nostro obiettivo. Layers of Fear doveva... se ci fanno la grazia domani. Sesso Maru, grazie mille. Avete questi nick difficilissimi. È così difficile leggerli ogni volta. Sono bloccata. Ok. Ok, qua c'è la nostra prossima zona. Come la raggiungiamo la nostra prossima zona? Che cosa stavo facendo? Ma che problemi ha? Credo sia spaventata. O spaventato. O sta ballando una... Hai riscontrato anche tu l'assenza di un menu per rivedere i comandi di combattimento? Beh, su console è di... Ah, rivedere nel senso di ricordarseli? Io non li ho mai cercati, se devo dire la verità. Però no, perché nel menu principale ci sono i comandi. Credo siano nel menu principale i comandi. Sinceramente non li ho mai cercati. Però sì, dovrebbero essere là. La Costa Dorata è stata costruita come residenza di vacanza per ricchi che vivevano fuori città, con una spettacolare vista sull'oceano, accesso alla spiaggia privata e un cancello per tenere fuori la gente del posto. Che brave persone. Tra l'altro qui in realtà non ci possiamo tranquillamente andare. Però adesso non lo facciamo, perché ci sono dei punti in cui ci sono le buche da golf e possiamo andare nelle piscinette, diciamo, nei laghetti del campo da golf. Sì, teoricamente ci sono anche queste targhe che però io ancora non riesco a prendere. E l'ambientazione cambia, cioè guardate che figo! È tutto fichissimo, secondo me. Allora, dov'è? Qui. Nuova caverna. Come Costa Smeralda da noi? Scherzo, forse, dice un commento. Allora, ci siamo, eh. Il problema, ecco, uno dei problemi di questo gioco è che magari ci sono sempre qualche creatura diversa, qualche pesce diverso, però alla fine si comportano tutti allo stesso modo. Questa cosa è un peccato. È estremamente banale e ripetitivo. Ok, pesce lupo. Ok, là c'è altra roba. Tipo, cos'è quella? Ok, quella è una targa.
Ma la prendiamo dopo il frame rate, santissimo è Dio però, eh. Sgombro reale, vabbè. Ok, andiamo nella grotta, dai. Appena la trovo. Credo che debbo fare il giro. Debbo però, debbo. Eccola. Ok, ok. Che schifo di ambiente super inquinato comunque. Il Leuca si ritira nella grotta per rifugiarsi e per riflettere. Guardate quanto siamo riflessivi. Abbiamo la pallina qua. In realtà qua non posso far nulla se non proseguire la mia opera di vendetta. Allora, qui che tipo cose divertenti da fare. Divora 10 umani, uccidi 10 sgombri e distruggi il bersaglio. Ecco, il mago deve masticare. Vieni in vacanza in Costa Dorata, il luogo perfetto per gli squali della finanza. Ah, ah, ah. Guardate che figo. Guardate che figo, dai. Dove devo andare? Di qua. Ormai siamo uno scuola a LED. Sì, esatto, ormai... Pimp my shark, praticamente. Lo sgombro reale rimane un piatto popolare, nonostante possa provocare avvelenamento da mercurio. Ma chi se ne frega. Ok, è quello il mago. Guardalo, incazzatissimo! Siamo alla fase in cui ce la prendiamo con gli altri squali, eh. Dov'è? No, maledetto. È velocissimo. Ok, l'ho stordito. La Costa Dorata ha importato i mago dalla Sri Lanka per fare la guardia? Probabilmente no, ma sarebbe una storia più interessante. Vabbè. Esatto, come diceva Abatantuomo, son mago, esatto, precisamente, sì sì. Ma è proprio così che è andata. Sgombri che ti avvelenano. Ora, mangiando, possiamo attivare la nostra abilità speciale, ma non la useremo adesso, la useremo nel momento opportuno. Divora 10 umani, ottimo. Che stanno facendo una festicciola, mi pare di capire. Barracuda, così me la prendo con lui. Passava di là, me la sono presa con lui. Che macello. Tutti morti. Ok. Sono ancora lì, mica se ne vanno loro. Another danger on the water for shark hunters. Determined process servers. Their boats late. Dai, cazzo, salta su. Sì, ma state sparando con delle persone in mezzo. Forse non sai. Eppure il mago che deve rompere le scatole adesso. Ma non lo vedi che qua abbiamo un problema più grosso? Io non ho parole, veramente. Che brutta situazione. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Maledetto. Mi hai rotto le scatole. Guarda dove deve dare fastidio. Ok. Voglio farvi vedere giusto il mio superpotere megafotonico. Piu! Siamo elettrificati. È bellissimi. A parte pure la musica, tra l'altro. Guardate che siamo belli. Sì, comunque adesso
teniamo tra i due buchi. Distruggi il bersaglio. Dov'è il bersaglio? Vabbè. Allora facciamo giusto questo e basta, ok? Capisco che magari farsi un altro infinito combattimento con gli umani non è divertente da vedere. Io vi giuro che lo è da fare, però magari da vedere non lo è. Ok, un altro mago. Allora intanto mi mangio la cassa. The solitary hunter stumbles upon another source of nourishment. Esatto. Mi hanno visto, cazzo. Allora, tu te ne vai perché hai veramente rotto le scatole, eh. Guardate il combattimento al cardioplasma con tutti che continuano. Mi odiano tutti in questo luogo, tutti. Sto morendo, sono morta. Sono chiaramente morta, sono fottuta. Facciamo che mi mangio una cernia, eh. Cazzo! Mi hai rotto le scatole! E vabbè. Oh no, no, un rispettabile scuola non può fare stragi. Niente, è il caso di ritirarsi, decisamente. Purtroppo qui non c'è l'acqua profonda, quindi è pure più difficile fuggire. Dai, bravi, andate via. È uno squalo megafotonico, è ovvio, ma ancora non siamo abbastanza megafotonici. Vi assicuro che poi diventiamo ancora più megafotonici. Ve la farò vedere, magari lo faccio un po' farmerò un po' off screen, perché capisco che... non vi può interessare, però lo voglio finire con voi in live il gioco. Allora, se ne sono andati. Ok. Va bene, sono andati via. Ok, massacriamo il nostro simpatico mago, che mica me lo sono scordato. Chiaramente uno squalo di Final Fantasy VII. Scusate. No, no, ma è ovvio che la fine la vediamo insieme, ma non solo, non solo. E tutti gli step di trama li facciamo assieme, io ve lo devo far vedere assolutamente. Non scherziamo. Massacro! Massacro! Sangue! Dov'è? Un luccio a caso! Guardalo! Questi movimenti! Che manco un delfino! Un luccio che viene a rompere le scatole! Dai che ci siamo! Olè! Passerete le pinne dell'inferno! Le pinne dell'inferno, ragazzi! Le pinne dell'inferno. Lo ripeto, le pinne del... Perché mi piace da morire questo gioco di parole stupido? Va bene, siamo qua, mangiamoci gli ultimi tre umani e poi andiamo via. Come sono animati male. Come sono animati male questi umani. Che divertimento incredibile picchiarli. Commercianti di pinne di scuolo si recano ogni anno a Baton Tordo. Quale migliore modo migliore a festeggiare la schiteria d'uccisione di questi magnifici animali se non spendere $450 per giocare a golf? Questo è il figlio. Questi commenti spesso sono di Pete e del figlio. Il figlio, se non si fosse capito, ovviamente non è assolutamente favorevole all'attività del padre. E lui studia biologia marina, cioè lui è affascinato da queste creature. Non è tipo da vederle massacrate gratuitamente, ecco. Non ci hanno visto. Siamo nascostissimi. Ah, dai, dai. Ok. Le pratiche quotidiane di microgestione del rischio non hanno portato risultati nella pulizia dell'area.
non ci hanno visto più. D'accordo. Dai. Allora, ci mettiamo nella grotta a riposare, meditare, riflettere sui nostri sbagli. Free Willy, levati, esatto. La mia ragazza mi ha lasciato oggi l'umore sotto i piedi. Oh mio Dio, Brent Evans, mi dispiace tanto. Mi dispiace, cioè, davvero, è una cosa... Allora, anche per gli scuoli è importante dedicare del tempo a se stessi per della sana introspezione. Io vorrei, cioè, io vorrei che tutti, compreso appunto Brent Evans, in questo momento di sofferenza, ok? Che tutti voi prendiate esempio dal nostro squalo, dal nostro bellissimo, realisticissimo squalo, che purtroppo è ancora lungo solo meno di 4 metri, ma no, abbiate fede perché ci sono ancora due stadi evolutivi che ci aspettano. Siate come il nostro squalo, di cui non si conosce il sesso, almeno per adesso, e riflettete, abbiate ciascuno la vostra grotta o più di una e meditate e questo vi porterà al miglioramento. Fare degli sbagli nella vita fa parte del processo evolutivo, ok? Non siate lo sbaglio dell'evoluzione, siate il trampolino di lancio, ok? Need for Speak Shark. Ma infatti, stai soffrendo, guarda dentro te stesso, poi esci e fai una carneficina. La morale è quella. Comunque mi dispiace che non si possano personalizzare gli squali col colore. Io ho bisogno di Man Eater 2, ho bisogno di squali cyborg, di squali con roba. Io ve lo giuro, se ci fossero dei DLC cosmetici li comprerei. Io per queste cose esco pazza. Lara top motivational, esatto. Va bene, 1:10 di live, io vi ringrazio per avermi seguito, anche se era un orario un po' strano, è un gioco abbastanza ripetitivo, magari lo potremmo portare come talk, potremmo usarlo come talk. Grazie Renalion per la reiscrizione, nulla. Allora, noi ci rivediamo ASAP con il nostro squalito, bellissimo. Vi auguro un buon pomeriggio, una buona serata e a prestissimo. E mi raccomando, siate come il nostro squalo. È un insegnante di vita. Buona serata a tutti, ciao.